Eccoci al secondo episodio di Compro tutte le sneaker di Travis Scott, il format che tanto attendavate. Il secondo episodio, eccolo qua. Come state? Spero tutto bene. Oggi vi mostro due nuove scarpe, quindi due unboxing di Travis. C'è stato qualche spoilerino, lo ammetto. Non su YouTube, in realtà anche su YouTube, ma magari non ve ne siete accorti, perché in effetti qua adesso non c'è niente. Ma negli scorsi video c'era qualcosina. Tra l'altro mi viene male a pensare che stanno uscendo un sacco di scarpe di Travis. Cioè devono uscire un sacco di scarpe di Travis e io devo comprarle tutte. Non potevo collezionare, non so, figurine di calcio, calciatori panini, cioè, no. Sneaker di Travis. Tra l'altro, per coppare Sneaker Legit è nato un nuovo marketplace italiano di rivendita appunto di sneaker chiamato Vounster. Non ha commissioni e ha la protezione acquisti. Quindi congelerà i soldi fino a quando l'acquirente non riceverà la scarpa in questione, la controllerà e dirà che appunto è tutto a posto, eccetera. E da lì i soldi verranno inviati definitivamente al venditore. Quindi prima di pagare definitivamente avrete la possibilità di toccare con mano la scarpa acquistata, eccetera, per poi far arrivare i soldi al venditore, tutto easy. Tra l'altro c'è anche la chat per conversare tra utenti, farsi offerte, eccetera, molto comodo. Vi lascio il link in descrizione sia del loro sito sia della loro pagina Instagram. Qualsiasi domanda abbiate su Vounster, scrivetevi direttamente in direct e vi risponderanno. E ora andiamo all'unboxing a scoprire quali sono le due nuove Travis arrivate. Vi ricordo che questo è lo schema delle Travis che attualmente possiedo. Comunque male non siamo messi assolutamente, però c'era da continuare. E quindi questa è la prima. Il box dovreste già riconoscerlo, bumper chi non riconosce il box, eccetera. Logo Jordan, Cactus Jack. Andiamo ad aprire, scatola internamente rossa. Apriamo la carta ed eccole qua. Perché sono le Jordan 6 British Khaki, seconda colorazione di Jordan 6 in collaborazione con Travis Scott. Attuale prezzo di circa 450 euro. Nonostante siano uscite un bel po' di tempo fa, non si sono alzate come prezzo. E questa è una cosa che è successa a poche Travis. Probabilmente una che attualmente è al prezzo più economico, per modo di dire. Che poi vi dico la verità, a me piace anche più della prima colorazione, che è appunto questa. Nonostante sia bello come verde eccetera, io sinceramente preferisco la British Khaki. Ditemi voi quale preferite nei commenti. Io, raga, secondo me davvero non c'è storia, diciamo. Preferisco molto di più queste. La tomaia è quasi totalmente in suede, praticamente. Ha sempre il taschino tattico qua in alto e qua invece col bottone, qua invece con la zip, come avete visto. Sul back il Cactus Jack ricamato. Qua abbiamo la stampa con lo smiley. È una Travis, raga, è una Travis. Sottosuola glow in the dark, con ancora il logo, lo smiley, la scritta Travis Scott. Laccio in dotazione, con la stessa colorazione della scarpa. Abbiamo rosso e marrone più scuro. Il rosso tra l'altro è lo stesso del Jordan logo qua sulla linguetta. Tra l'altro, cosa interessante, l'accessorio in dotazione, la dust bag di Travis Jordan logo e Cactus Jack logo dietro. Mi piace come accessorio per le scarpe. Vorrei che lo adottassero più brand, questa cosa qua, perché può essere anche interessante e utile per un viaggio se te le porti dietro. Ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che hanno acquistato le Liberty Lies T, il secondo drop di Universe. Solo feedback 100% positivi anche a questo giro, come al drop 1. Infatti siamo contentissimi. È davvero, è quello che puntiamo. Vi ricordo di seguire su Instagram il brand per non perdervi nessun drop. Universe.it, fateci un giro subito dopo questo video. Tutti i link sono in descrizione, non perdetevelo, mi raccomando. Avete domande eccetera, scriveteci in direct sulla pagina che rispondiamo. E ora è il turno della seconda, che è anche quella più attesa. Quella che c'è stato qualche spoiler anche di questo, solo però recentemente su Instagram. Se non mi seguite andate a seguirmi, Luca Cino, trovate anche il link in descrizione. Devo commentare. Packaging interessante e anche originale con plasticone. Sapete già. Andiamo ad aprire. Questo blu non è messo a caso. Classica carta rosa con l'aggiunta di Fragment Design, perché questa scarpa può essere solamente che lei. Solamente che le Jordan 1 di Travis per Fragment in versione low. Eccole qua, queste volevate che le comprassi assolutamente da subito. Eccole qua. Queste è state un bel pezzo. 2000 euro di scarpa, raga. Qua sono curioso di sapere se voi preferite queste o
le low classiche, perché è una bella sfida. Anche se adesso sta arrivando, secondo me, quella che batte sia questa che quelle, che sono le reverse mocha, che le voglio assolutamente, come ho detto su Instagram. Io sinceramente fra le fragment e le OG, diciamo, preferisco le OG. Queste sono belle, ma preferisco le altre. Colore di dotazione dei lacci, il sail, testo della linguetta, della soletta, dello swoosh. Blu, punto di fragment e tutti i dettagli. Nero classico e rosa classico di Travis. Quindi tre lacci in dotazione. La scarpa la conoscete, raga, Cactus Jack ricamato dietro. Qua abbiamo invece lo smile impresso sul back. La scarpa è totalmente in pelle. La Jordan 1 low, che io preferisco alle Jordan 1 mid, sinceramente. Però di queste voglio le alte. Quelle egg di queste sono bellissime, secondo me. Infatti sono tra le prossime che vorrei. Il prezzo è abbastanza proibitivo, però in qualche modo faremo. Cosa ne pensate, raga, di queste? Vi gustano? Questo è un bel pezzo per la collezione, perché è anche tra i più costosi e tutto. Prima che si alzasse troppo ho voluto prenderle e sono contento. Queste si meritano la vetrina. Beh, che raga, sapete quante scarpe ho di là che non sono in vetrina, che però sono strafighe. Purtroppo le vetrine sono queste. Non voglio riempirmi la camera di vetrine, quindi vedrò bene cosa fare. Per il prossimo video faccio i cambiamenti, allora, dai. Quindi aggiorniamo la situazione della tabella delle Travis. Come vedete, questa è quella aggiornata. Di quelle mancanti, raga, secondo voi quale è meglio prendere adesso come prossime? Una o due paia? Fatemelo sapere. Io vorrei una delle due Air Force OG. Almeno una delle due, o bianca o sail, perché sono sempre più difficili da trovare poi. E prendere quelle nuove a retail sarebbe clamoroso, dato che stanno per uscire il 21 luglio le reverse mocha, che sono stupende, secondo me, bellissime. Potrebbe essere la scarpa dell'anno. Comunque top 3 è molto facile che ci sia. Poi adesso escono le trainer, escono le Air Max One. Ne escono parecchie. Sarebbe figo prendere uno o due a retail, ma so già che tanto. Per il resto, ragazzi, grazie di aver visto il video, ditemi cosa ne pensate di questa benedetta collezione e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Vi aspetto su Instagram, Lucacino, per comprare i capi del mio brand, come la Liberty Light ST, questa qua che ho addosso. Universe.it, sono tutte sold out tranne alcune L. Seguite la pagina del brand Universe su Instagram assolutamente per non perdervi i prossimi capi. Noi ci vediamo al prossimo video, statemi bene, quindi bella.